Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Gesù è un figlio che ha sempre fatto fare bella figura a suo padre. Il suo battesimo al Giordano ci richiama direttamente il nostro. Quel giorno, là su quelle rive, è cominciata un'avventura che prima o poi ha coinvolto anche noi, ognuno a una data ben precisa. Da quel giorno Dio ci considera a tutti gli effetti figli suoi. Ora, se questo è vero, è altrettanto ovvio che tra lui e noi ci sia dialogo, ci sia relazione, proprio come tra padre e figli. Il nostro dialogo con Dio si chiama preghiera. Gesù, figlio di Dio, pregava. Che importanza ha la preghiera nella nostra vita? Quando chiedo a bambini e ragazzi in confessione se pregano, spesso mi sento rispondere sì, qualche volta, la sera. E al mattino, ribatto io, oh, al mattino no. Eh già, al mattino c'è tempo solo per le cose importanti e poi via di corsa. La conclusione a questo punto viene da sé. Per non pochi cristiani pregare non rientra tra le cose importanti. Non ditelo agli ebrei che lo fanno 3 volte al giorno e nemmeno ai musulmani che pregano ben 5 volte quotidianamente. Non tutti, ben inteso, ma molti sì. E allora in Europa, anziché vietare ai musulmani di costruirsi le loro moschee, non sarebbe più saggio che i cristiani ricominciassero a credere con più convinzione e a pregare più spesso? Se in una relazione non c'è dialogo, quella relazione vale poco. Se si prescinde da un impegno quotidiano di preghiera, anche la fede vale poco. Non solo nei confronti di Dio, ma anche di noi stessi. Ci dà poco o niente. Non cambia, non migliora affatto l'andazzo del nostro vivere. A volte vorremmo essere costanti nella disponibilità, nella pazienza, infondere coraggio in chi è a terra, trasmettere serenità, fiducia, ma nessuno può dare agli altri quello che non ha. E la condizione per averlo è la preghiera. Oh, ma attenzione! Se questo fosse l'unico motivo per pregare, sarebbe alquanto disonorevole. Brutto segno se andassimo da Dio solo per avere qualcosa. Un comportamento da clienti più che da figli. Il motivo più serio, più adeguato, è l'amore. La consapevolezza di quanto Dio ci ha amati e ci ama è il vero buon motivo per pregare. Al mattino, alla sera o in qualsiasi altro momento della giornata. Essere battezzati, ritrovarsi figli di Dio, vuol dire anzitutto questo. Tutto il resto viene dopo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.